Ciao a tutti, boys and girls, forse più boys che girls. Come state? Sono davvero emozionatissimo di tornare qui su questo canale dopo davvero tanto tempo. Siamo qua con Ride 4, la bomba prodotta da Milestone, casa italiana, e tutti, compreso me, eravamo davvero tanto emozionati. Amo il formicolio alle dita per poter giocarci. Adesso abbiamo tempo, parleremo di tutto, e dopo il mondiale MotoGP, ragazzi, eSport, ci dedicheremo tanto a questo, quindi iscrivetevi, tanti like, e andiamo al video. Sarà, diciamo, distribuito dalla prima parte, dove parleremo del gioco in sé per sé con dei gameplay di sottofondo, ma non levate il video perché poi alla fine avremo un grande world record. Ragazzi, andiamo. Eccoci qua, ragazzi, in pista per la prima volta nel mio canale con Ride 4, questo gioco che definirei un po' come un gioco a sorpresa. Ecco, è molto bello. Adesso ne andiamo a parlare. Allora, innanzitutto siamo qui con la Yamaha RD350 a due tempi, quindi di tanto tempo fa, riprodotta davvero molto bene. Inizierei appunto a parlare proprio delle moto, che secondo me rispetto all'anno scorso sono riprodotte in maniera molto più definita, più bella. I sound sono più realistici, anche le minime texture sono state perfezionate, quindi un lavoro molto bello. Anche il parco moto è secondo me più ampio rispetto all'anno scorso. Usciranno delle patch, degli aggiornamenti, dove comunque sia usciranno più moto, e poi comunque sì, qualcosina, diciamo, nelle moto manca, e spero che le aggiorneranno con qualche modello in più. Però d'altronde c'è già un gran numero di moto, e le piste, ragazzi, sono fantastiche. Qui siamo a Road Atlanta, in circuito americano. Mi raccomando, giocate tutte le piste americane perché davvero danno un gusto incredibile. Sono tutte al limite, poi soprattutto più andiamo avanti con le città d'entrata più sono al limite. Però che gusto che danno. Poi abbiamo quelle europee e anche quelle asiatiche, per esempio l'aggiunta di Suzuka, nelle europee il Mugello. Purtroppo avete tolto Valle Lunga, però dai, ce ne faremo ragione, speriamo in un update più in là. Il resto delle piste sono riprodotte davvero benissimo, con una grafica migliorata dal mio parere, insomma, rispetto all'anno scorso. È proprio più, intanto qua parlerei anche dell'IA adesso in questo momento, proprio in questo sorpasso qua arriviamo un peletto lunghi, poi lui ci rincrocia, noi proviamo contatto, qua forse dovevo cadere io, però vabbè, è caduto lui. È già da tanto tempo che c'è questo problema, insomma, che chi è più veloce, anche se sta all'interno o all'esterno, la caduta è così. I contatti secondo me sono un po' da rivedere, molto belli, fluidi, però un po' da rivedere nella fisica del contatto. E una grafica migliorata di brutto, bello, i punti luce sono fantastici, le tute, il casco, la moto, bello proprio in generale, da Dio. Poi su PC davvero paga davvero tanto di più. Attenzione qua però, ragazzi, adesso basta, dobbiamo goderci quest'ultima curva, un'entrata pazzesca alla fine, crash. Per sua disgrazia noi ce la siamo portata a casa. Scusami tantissimo, numero, non so che numero era, però ragazzi, ce la siamo portata a casa. E facciamo uno switch, qui andiamo con la nostra R1 del 2009, no, scusate, 2008, 2009 è iniziato a produrre quelle a scoppi irregolari, e molto bella. Questa era una serie dal 2004-2008, era un missile questa moto, elettronica così, ma un motore pauroso. Mi ho messo questa pista che si chiama Northwest perché faccio tre giri, facciamo come se facessimo un solo giro, però con i diversi switch dal giro 1 al giro 2 e dal giro 2 al giro 3, perché c'è, parliamo anche del meteo dinamico che è stato introdotto quest'anno ed è da davvero un grandissimo gusto. Possiamo noi decidere la velocità con la quale il tempo scorre. In questo caso io l'ho messa al massimo perché in tre giri non si sa quante ore facciamo, poi lo scoprirete, ed è molto bello e realistico. Abbiamo iniziato con le condizioni peggiori, da matti, da folli, in pratica di notte, con la pioggia, con questa belva su questa pista, ragazzi, follia, però poi andremo a vedere meglio. Quindi ragazzi, io approfondirei anche la parte dell'editor, che è davvero incredibile, poi vi dirò quando facciamo lo switch, tra pochissimo,
un editor incredibile, ragazzi, quasi ai livelli di Gran Turismo, e non sto scherzando, un passo avanti incredibile rispetto all'anno scorso. Abbiamo fatto lo switch ora che ore erano prima? Dalle 6:20 tipo di pomeriggio siamo arrivati a 00:20, la pista si è asciugata e è ancora proprio notte fonda, quindi godiamocela. E la gomma posteriore, anteriore, dato che è rain, inizia un pochino a farsi sentire. E l'editor è incredibile, possiamo editare tuta, casco, moto, e sono cose estetiche che però sono dettagli importanti che comunque danno valore aggiuntivo al gioco, perché comunque sono fatte bene. C'è anche ancora qualche mini bug accaduta, vabbè, qualche mini bug su alcune moto e su alcune tute riguardo l'editor, ma comunque segnaleremo e si aggiusterà. Davvero fatto benissimo, perché a me piace fare le livree e comunque sia organizzare campionati con amici eccetera, farsi le proprie livree è importante, e soprattutto è fatto bene questo editor, quindi complimenti Milestone. E andiamo poi tra poco a fare un altro switch, qua una S davvero difficilissima, rocambolesca, cambi di direzione, poi cambi di direzione di nuovo, e tra poco ci sarà lo switch. Mi raccomando, sono 1:22 di sera e switch alle 6:14 di mattina. I gradi più o meno sono quelli, però ragazzi, che spettacolo, bello, bellissimo. Oltretutto abbiamo le nostre gomme che sono oramai alla frutta da buttare, ed è difficilissimo giocare, soprattutto poi nelle gare endurance che ci saranno e mettete il consumo, dovete per forza decidere anche se mettere soft, media o hard. E ragazzi, poi parliamo secondo me dell'online e della fisica, due parole al volo. L'online secondo me è migliorata e sono stati fatti dei passi indietro per farne 18 avanti. Un online davvero bello, stabile, modalità spettatore davvero da Dio, pulita, nitida, giusta, bella. E anche e soprattutto c'è la possibilità di analizzare l'ID del pilota, quindi il profilo del pilota una volta che sei in lobby, ovvero vedere quante gare ha fatto, quante ne ha vinte, le percentuali, che livello è. Quindi torniamo un po' all'SBK Generation, così proprio a retroso, che è bello. Anche su Ride 2 penso ci stava questo, quindi tanto tanto gusto. Qua, oddio, Crash, ma le gomme non ne abbiamo più, ragazzi. Questo perché? Perché c'è una grande fisica, secondo me un grande miglioramento dal punto di vista della fisica del gioco, e poi secondo me lo possiamo anche parlare in un ulteriore video più in là della fisica, però bella, bella, perché comunque sia si vede che è una moto di serie e non una moto GP, ecco, cioè, si vede, siamo abituati a portare la moto GP. No ragazzi, magari ne approfondiamo dopo a livello fisico, comunque... vi faccio vedere adesso un bel video e poi World Record. Took a swing at a wrecking ball and I prayed for my downfall and I found a way to reconcile, cause in my heart it's not worthwhile. It's a bloody battlefield where some go down, others heal. In the end, it's all the same. All you can do is play the game. Avrei mai potuto lasciarvi con il giro in televisiva del World Record, perciò siamo in on board, perché Trastevere è andato in Giappone
con un Covid virtuale, là c'era Monster Yamaha che faceva le test, ha fatto guarda, prenditi questa in prestito, questa R1M990 di prestazione, 9,36 e sparaci World Record. L'abbiamo fatto, ancora non c'è tantissima gente che ci gioca, però bello, bello, mi ha dato un gran gusto, provateci poi, non è Superbike R1, quelle là però sono 9,90, quindi di serie ma modificate a bomba, fatemi sapere poi come vi trovate e se siete riusciti a battere i World Record. Ragazzi, parlando di fisica, intanto che vi gustate un pochettino questo, ci sono state quelle due orette per capirla bene. Se giochiamo tanto a questo ci disimpariamo a MotoGP, quindi sono due fisiche diverse, step by step, una cosa alla volta. Però l'idea di questo gioco, secondo me la fisica è migliorata tantissimo dal punto di vista della frenata, accelerazione, la sensazione di velocità e anche il fatto di dover lottare con la moto. È giusto perché non è una MotoGP ma è una moto di serie, ancora non ho provato poi le superbike e il resto, però la sensazione è proprio quella di dover lottare con la moto, cioè la senti che è aggressiva, la devi prendere e buttare giù, devi stare attento quando premi il freno, quando premi l'accelerazione. Però ragazzi, mi raccomando, vi prego, giocate senza aiuti, per favore. Nel senso, ok, se siete alle prime armi ci sta, però se già avete un po' di esperienza, TCS A1 o A2, engine brake basso A2, beh anche A2, anti-wheeling, ok, vabbè, ma l'ABS no, fisica pro, e ragazzi ve lo godete molto di più. Intanto andiamo a chiudere il tempo in 6.06, abbiamo tolto pochissimo in realtà, però ci sta, comunque il tempo non è semplice. La sensazione è quello di andare e stare sempre un po' sulle uova. E la frenata va fatta in pratica che freni forte forte, traiettoria giusta. Quando stai per entrare inizi a parzializzare, a togliere, a lasciare, a rimettere un po' il freno per poter entrare meglio in curva. Se lo teniamo tutto spinto o ci si chiude o non entriamo proprio in curva. Quindi prima staccata forte e poi inseriamo modulando. Il gas dobbiamo tenerlo a bada, perché dobbiamo anche puntarlo serve tantissimo in questo gioco, quindi molto molto bello e realistico. E poi ragazzi, il tasto in carena, che bello che è. Quindi ragazzi, usate tanto il tasto in carena quando uscite dalle curve. Abbiamo fatto uno step indietro nei vecchi MotoGP e Superbike e anche Ride per poterne fare ulteriori avanti. E poi, come vi ho detto prima ragazzi, la sensazione di velocità in uscita delle curve eccetera, bello, bello, bello. Da tanti capitoli che non c'era più quella sensazione di velocità proprio di quando andavamo in moto, mentre invece adesso ci sta. Se prendete l'H2R poi mi fate sapere nei commenti. Vi lascio qui sotto i settori, ragazzi, io vi saluto tantissimo, un abbraccio davvero grande e ci vediamo al prossimo video. Ciao!